Ciaobettes.it, molto meglio le nozze nere rispetto alle nozze rosse per Richard Madden. Molto meglio sposarsi con Idris Elba rispetto a fare le nozze rosse con quei bastardi dei Frey e poi alla fine sai com'è andata a finire dentro il trono di spade per il povero Richard Madden nei panni lì di Robb Stark. Quindi Richard Madden, niente nozze rosse, vai con le nozze nere. Richard Madden sposa Idris Elba in Bastille Day, il colpo del secolo. James Watkins alla regia, Idris e Richard fanno coppiona. Idris è un agente della CIA a distanza a Parigi, scorbutico e scavezzacollo. Richard Madden è un pickpocket americano a distanza a Parigi che ruba nelle stanze dei parigini, è un ladro gentiluomo, fa scendere una donna nuda dalle scale del Sacro Cuore mentre tutti i turisti guardano la donna nuda. Lui che fa? Lui va là e frega gioielli, portafogli, scena molto carina. Ok, ladro gentiluomo, giovane, distanza a Parigi. La spia della CIA, sempre un po' incazzata, distanza a Parigi. Idris e Richard fanno coppia in questo film che avrebbe potuto produrre Luc Besson con la sua garrula e vivace Europa Corp, e invece no, ma è un film molto Europa Corp nel cuore. Bastille Day, il colpo del secolo, è un B-movie, devo dire dignitosissimo, dove ci sono un sacco di inglesi che fanno il ruolo, che aiutano l'America a uscirne alla grande da questo film. E questo è molto buffo, perché James Watkins è un regista inglese, perché Idris Elba è londinese, è inglese, perché Richard Madden è scozzese, perché Kelly Reilly è inglese anche lei e fa una capa della CIA molto in gamba. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che in una Parigi molto paranoica e molto tesa si cercherà di sfruttare il terrorismo, si cercherà di sfruttare la paura e l'agitazione scatenata dall'esplosione di alcune bombe per forse un atto che di terroristico ha poco e che ha a che fare di più con il ladrocinio. Sì, era una grande idea al centro di Trappola di Cristallo, Steven De Souza alla sceneggiatura e il grandissimo John McTiernan alla regia e l'immenso Alan Rickman appunto nei panni di Hans Gruber. Già quel film giocava molto con ma sono dei terroristi o sono dei ladri, e ecco, questo film ci porta ancora dentro questa idea di cinema, ed è un B-movie, devo dire ragazzi, niente male. Idris e Richard sono molto simpatici, faranno coppia perché il poliziotto, perché l'agente segreto e il ladro forse insieme dovranno riuscire a svelare il grande inghippo che c'è dietro questa finta allerta terroristica in prossimità del 14 luglio, che come sapete è un giorno molto importante, Bastille Day, per i nostri amici francesi. Guardate, il film ha una grande peculiarità, è stato prodotto alla fine, le riprese sono finite alla fine del 2014, quindi ben poco prima rispetto al terribile attentato di Charlie Hebdo, che ha aperto, diciamo, questa stagione devastante per i francesi, poi è arrivato anche il Bataclan. Quindi è un film che arriva in questo momento e noi pensiamo l'hanno fatto apposta, sono stati anche un po' sciacalli, sono stati anche un po' cinici. In realtà la produzione era accaduta prima addirittura di Charlie Hebdo. Quindi però adesso passerà alla storia questo piccolo film che ha a che fare con la storia, che cita la storia a partire dal 14 luglio, già dal titolo, entrerà nella storia perché è un film che rappresenta bene il momento storico che stiamo vivendo e che soprattutto hanno vissuto e continuano a vivere sulla loro pelle i nostri amici francesi e parigini nello specifico. Quindi Bastille Day ha il suo senso, c'è anche un bellissimo inseguimento ambientato sui tetti di Parigi, molto ripidi e molto pericolosi, devo dire niente male affatto, e alla fine l'interazione Idris Elba Richard Madden funziona, sono molto simpatici da vedere insieme. Trappola di Cristallo, forse anche un po' di stangata alla fine del film. Tutti questi inglesi che fanno molto bene il lavoro pro Stati Uniti d'America, e un José García, grande caratterista, nei panni di un francese, e José García in questo film è uguale ad Harvey Keitel, ok? Ed è fantastica la faccia di uno dei cattivoni, e non aggiungo altro. Bastille Day, il colpo del secolo, Idris Elba e Richard Madden, buona coppia, poliziotto ladro, che poi diventano un po' più che amici. Bastille Day, il colpo del secolo, James Watkins alla regia, ciao Bettista.